queste erano le case che abbiamo abbellito noi prima che praticamente venisse messo un decreto di sequestro. Noi ci abitavamo in questa casa, ci abitavamo, ci hanno cacciato fuori. È vergognoso. Non mi ritengo più cittadino dello Stato italiano. Niente, è successo che noi abbiamo appreso dai giornali che le nostre case nel 2014, nel maggio del 2014, sono state sequestrate. Noi ignari di tutto questo, io... Sono state costruite sì, da una ditta che poi è stata... Una ditta che praticamente ha riciclato i soldi sporchi della camorra. Cosa che voi chiaramente non sapevate. Non sapevamo, perché noi abbiamo fatto anche un compromesso, Quanto avete speso? Abbiamo versato una somma di 45.000 euro, bonifico, tracciato, e per questo il giudice non è bastato, perché dovevamo fare il rogito, noi avevamo tutte le carte, tutte, abbiamo fatto anche la richiesta del mutuo, però poi dopo è intervenuta la Guardia di Finanza, perché eravamo tutti sotto controllo e nel momento in cui stavamo facendo il mutuo tutto si è bloccato e siamo stati cacciati dalla nostra casa. Siamo stati cacciati. Cioè, voi avete acquistato una casa senza sapere le indagini in corso, senza sapere nulla. Quante famiglie sono in questa situazione? Allora, attualmente abitano tre famiglie qua dentro, però tutti gli appartamenti sono stati acquistati, tutti. Quanti appartamenti? Sono 60 appartamenti. Sì. Qui 60 appartamenti? Sì, 60 appartamenti. Quindi ipoteticamente ci sono 60 famiglie che hanno versato una certa somma e che adesso perdono tutto sostanzialmente. Hanno perso tutto, tutti i soldi, tutti i sacrifici fatti, soprattutto quelli di mio padre, di mio marito, i miei, versati e spesi in questa casa. Mio figlio pure è buttato fuori, mio figlio ha 2 anni e mezzo. Quando ha visto la casa tutta smontata ha detto: ma perché non c'è più niente qui? Ed è stato dura spiegarlo, dura, ad un bambino di 2 anni e mezzo. Adesso dove andrete? Io ho la fortuna di avere dei genitori che mi ospitano a casa. Non so le altre persone come faranno. Io ho questa fortuna, ma se non avessi avuto questa fortuna non so come avrei potuto fare, sinceramente. Un proprietario, diciamo proprietario. Volevo essere un proprietario di una casa. Massimo non c'era. No, vedo tutte persone pacifiche, abbiamo dovuto fare dell'ordine. Un trasloco, cioè a cacciare 3 famiglie in 20 giorni. 3 famiglie in 20 giorni, fare un trasloco, trovare casa, abituare poi i nostri figli a farlo capire a loro dove all'improvviso cambiare casa. Quindi questo qua è uno schifo. Io sono nauseato. Sicuramente la malavita organizzata va combattuta, questo non ci sono dubbi, però vanno tutelate anche le famiglie per bene. Certo, certamente, io sono un ex maresciallo della Guardia di Finanza, ho fatto 5 anni di antimafia in Sicilia e poi al nucleo di polizia tributaria a Napoli, va bene, ho sempre combattuto l'ingiustizia, oggi mi vedo dall'altra parte. Io mi rivolgo al Presidente della Repubblica, signor Presidente, lei che preside la magistratura. Va bene, l'articolo 42 della Costituzione, dall'articolo stabilisce che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determini i modi di acquisto. Signor Presidente, mi deve dire lei come dobbiamo acquistarla questa casa, quando noi praticamente ci rivolgiamo a un costruttore, vediamo una casa e ci piace, facciamo un regolare compromesso, a noi la legge ci obbliga alla tracciabilità. Abbiamo fatto un bonifico bancario, era la metà della mia liquidazione che ho dato a mia figlia. L'ho vista felice quando ha messo quella firma su quel contratto. Oggi vedo mia figlia distrutta. Va bene, non ho parole. Facciamo una precisazione. Non ho parole. Facciamo una precisazione. Signor Perfetto, qui le famiglie che stanno qui non hanno nulla a che vedere con la malavita organizzata, cioè sono persone per bene. Quindi l'unica loro colpa è quella di aver acquistato degli appartamenti senza sapere che chi stava costruendo invece era un malavitoso. Esatto, noi non abbiamo nessuna colpa, ci devono dire che cosa abbiamo fatto. Questa, qua ci sta una sentenza che dice che il compromesso non è un atto traslativo della proprietà. Quando tu me lo riconosci ai fini civilistici, me lo riconosci che se tu manchi in qualche cosa mi dai il doppio della caparra, ai fini penali non mi riconosci come terzo tutelato.
Cioè, ma cioè, come dobbiamo fare noi? Ma scusate, io oggi che faccio? Vedo una persona, vediamo una casa, facciamo un regolare contratto, il giorno dopo viene la DDA, ti sequestra tutto, dice tu non hai diritto più a niente. Ma è possibile una cosa del genere? Io mi rivolgo a lei, signor Presidente della Repubblica, io ho fatto servizio nel suo paese, ad Alcamo, Castellammare, Partinico, tutte città ad alto rischio, va bene? E adesso mi ritrovo, che lo Stato mi prende la mia liquidazione che ho dato a mia figlia. Va bene, e buttato un bambino fuori di 2 anni e mezzo, dove la Costituzione ancora stabilisce il diritto alla famiglia. Va bene, sul tema della Corte Costituzionale si è espressa più di una volta, ritenendo il diritto dell'abitazione riconducibile proprio all'articolo 2 della Costituzione, definendolo un diritto sociale fondamentale. Quest'articolo, articolo 2 della Costituzione italiana, stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Ma di che cosa stiamo parlando? Signore, ma da chi siamo tutelati noi? Ma da chi siamo tutelati? Io mi rivolgo pure ai giudici, ma con quale coraggio hanno fatto una cosa del genere? Noi lo volevamo acquistare l'immobile, pure con i magistrati, ci hanno detto di no, addirittura lo Stato non può mercanteggiare, chiedo scusa. Spieghiamo a chi ci ascolterà. Sì. Dopo che è arrivato il sequestro da DDA, voi eravate anche disposti a comprare dallo Stato un'altra certamente, volta? Certamente, noi abbiamo usato, noi siamo persone civili, abbiamo usato tutti gli strumenti giuridici, va bene, che la legge ci mette a disposizione. Non siamo stati proprio ascoltati. Questa è la sentenza che è stata messa, eccola qua, del Tribunale del Riesame, va bene? Eccola qua, la potete vedere. Hanno detto che praticamente non è un atto traslativo della proprietà, quindi ha detto... sono fatti vostri. I giudici applicano la legge. Applicano la legge, ma però devono tenere la legge. Non credo, guardate, loro hanno citato delle sentenze della Cassazione, ma le sentenze della Cassazione fanno orientamento. Quella che conta è la carta costituzionale, signori miei, è la carta costituzionale che voi mi dovete tutelare, la famiglia, dove dice quando una famiglia sta in difficoltà interviene lo Stato. Anche economicamente, ma di che cosa stiamo parlando? Voi ci state buttando fuori, noi siamo delle persone per bene, come ce l'hanno detto, in 20 giorni abbiamo smontato tutto e ce ne siamo andati. Noi siamo persone oneste, ne siamo né zingari, né rom, né clandestini, perché queste persone vengono tutelate, queste qua vengono tutte tutelate dallo Stato, va bene? Noi no, noi siamo cittadini italiani e siamo qui solamente per essere sodomizzati, e ditele bene questa parola, va bene? Solo per questo siamo. Ciro, allora non solo vi cacciano, ma volevano anche l'affitto? Sì, volevano 2,50. Siccome che io a novembre ho avuto un ictus cerebrale, e non vedevo loro, cioè, che venivano e chiedevano e ti buttavano fuori, ma non se ne hanno interessato di nulla. Gli ho fatto vedere documentazione, tutto, e hanno detto che un tot giorno dobbiamo lasciare l'appartamento, io e i miei bambini. Che ci faranno? Non lo so, è di proprietà dello Stato. Non lo so, non ho idea. Con tutti i miei problemi non se ne fregano di nulla, non vogliono sapere nulla.